Vota, gira, gira, gira e vota, vota, gira, gira, gira e va. Vota, gira, gira, gira e vota, vota, gira, gira, gira e va. Chiaro, no? Ripetiamolo. Vota, gira, gira, gira e vota, vota, gira, gira, gira e va. Vota, gira, gira, gira e vota, vota, gira, gira, gira e va. Si partiro di buon'ora per andare ad Altamura. Vota, gira, gira, gira e vota. Gira, gira, gira e vota. Vota, gira, gira, gira e vota. Gira, gira, gira e vota. Mamma e figlia, figlia e mamma si fermarono un mese a Mammola. Vota, gira, gira, gira e vota. Gira, gira, gira e vota. Vota, gira, gira, gira e vota. Poi la strada a ripigliaro e arrivaro a Catanzaro. Vota, gira, gira, gira e vota. Gira, gira, gira e vota. Vota, gira, gira, gira e vota. Gira, gira, gira e vota. Dopo una settimana buona arrivarono a Cutrona. Vota, gira, gira, gira e vota. Gira, gira, gira e vota. Vota, gira, gira, gira e vota. Vota, gira, gira, gira e va. Dopo un'altra settimana arrivaro a Villa Piana. Vota, gira, gira, gira e vota. 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 Camminando piano piano arrivaro a Montalbano. Vota, gira, gira, gira e vota. Vota, gira, gira, gira e va. Vota, gira, gira, gira e vota. Vota, gira, gira, gira e va. Alla fine via Matera arrivaro ad Altamura. Vota, gira, gira, gira e vota. Vota, gira, gira, gira e vota. Vota, gira, gira, gira e va. Attenzione. Arrivati ad Altamura, la mamma prende la figlia pure. Vota, gira, gira, gira e vota. Vota, gira, gira, gira e va. Vota, gira, gira, gira e vota. Vota, gira, gira, gira e va. Morale. La iattina cagamina si ritira ca gurzachina. Vota, gira, gira, gira e vota. Gira, gira, gira e vota. Vota, gira, gira, gira e vota. Gira, gira, gira e vota. Seconda morale. Alla femmina chi anda piglia e rompe cina iamma. Vota, gira, gira, gira e vota. Vota, gira, gira, gira e va. Vota, gira, gira, gira e vota. Vota, gira, gira, gira e va. Terza morale. Aiadina si perde se troppo cammina. Vota, gira, gira, gira e vota. Vota, gira, gira, gira e va. Vota, gira, gira, gira e vota. Vota, gira, gira, gira e va. Quarta morale. Non mandare i film ne giranno se non prima arrivano a 81 anni. Vota, gira, gira, gira e vota. Vota, gira, gira, gira e va. Vota, gira, gira, gira e vota. Vota, gira, gira, gira e va. Vota, gira, gira, gira e vota. Vota, gira, gira, gira e va. Vota, gira, gira, gira e vota. Vota, gira, gira, gira e va. Vota, gira, gira, gira e vota. Vota, gira, gira, gira e va. E se poi mi ti lo dico, avvicinati un poco, che casutta lo villico, c'è la bamba dello fuoco. Ah, ah, mi pare che tocco, eh. Ah, ah, mi pare che tocco, eh. Questo canto è dedicato al mio amico Achille Varano, venuto da Melbourne, dall'Australia, che si trova ancora per oggi a Stignano e che dovrebbe essere fra voi. E la femmina andava in un gruppo e lo surice lo partuso, e tu donna scialarata come fili senza fuso, e tu donna scialarata come fili senza fuso. Ah, ah, mi pare che tocco, eh. Ah, ah, mi pare che tocco, eh. Oh, con maridonna Lisa, che non venga a vostra casa, vostra figlia è dispettosa, con la forza mamma vasa. Ah, ah, mi pare che tocco, eh. Ah, ah, mi pare che tocco, eh.
tutti. Con mari mamma, lo campanello a voi, come lontina, lo campanello a voi, come lontina, e capi lontino io, culo pistonello mio, e capi lontino io, culo pistonello mio. Ah, ah, ma pare che tocco, ya. Ah, ah, ma pare che tocco, ya. Consiglio del maestro di scuola. Lo sai che disse lo maestro di scuola? Lascia la mamma e piglia la figliola. Lascia la mamma e piglia la figliola. Ah, ah, ma pare che tocco, eh? Ah, ah, ma pare che tocco, eh? Sì. Ma mia comare nanna non è d'accordo. Lo sai che disse me con mare nanna, lascia figliola e piglia di la mamma, lascia figliola e piglia di la mamma. Ah, ah, ma pare che tocco, ya. Ah, ah, ma pare che tocco, ya. Passiamo all'ultima strofa. Ma andiamo fuori tempo. O perché non si sente bene. Allora, l'ultima strofa è filosofica, è pregna di filosofia federiciana. Voi ricordate Federico II di Svevia, eh? Quello dell'ozium e del negozium. Il negozium è il tempo lavorativo, l'ozium è il tempo da molti ritenuto dell'ozio completamente. Invece Federico II dice che durante l'ozium bisogna lavorare poco, ma lavorare per non trovarsi male al ritorno al lavoro, perché la funzione sviluppa l'organo, quindi bisogna lasciare la porticina aperta, se no non ci troviamo bene poi alla ripresa dei lavori. Ed ecco, volevo dire che ci sono dei turisti che vengono qua e non fanno assolutamente niente. A uno di questi ho cercato di porgergli il giornale. Dico, vuole leggere il giornale? E quello, no, per carità, io sono in ferie. Attento, non mi te caga la musca, ci disse. Ecco la domanda fatta dal cantastorie alla mamma attraverso la figlia, per sapere come si comporta la mamma che ha esperienza. Quando mamma da fila lo fuso, traduco sempre per gli svizzeri, quando mamma fila con il fuso, come teni aperto o chiuso? Risposta: e per non perdere l'uso, mezzo aperto e mezzo chiuso. E per non perdere l'uso, mezzo aperto e mezzo chiuso. E per non perdere l'uso, mezzo aperto e mezzo chiuso. Quando mamma da fila lo fuso, come tena aperto chiuso. E per non perdere l'uso, mezzo aperto e mezzo chiuso. E per non perdere l'uso, mezzo aperto e mezzo chiuso. Ah, ah, ma pare che tocco, ya. Ah, ah, ma pare che tocco, ya. Ah, ah, ma pare che tocco, ya. Homo eroticus, fino a vinti minacauci e spinti, i vinti a 30 potichiudi na iumenta, i 30 a 40 a forza è sempre tanta, i 40 a 50 nguanta, nguanta, i 50 a 60 no credere se savanta. Governo italiano è vero buttano, c'è zucca lo sangue allo poveromo. Li tassi che menti su cose trementi che fanno tremare le spalle e i denti. C'è tassa per tutto,
mangiare e bevere, vegliare e dormire, campare e morire, c'è solo due cose a questo momento che non sono soggetti allo tassamento. Governo italiano, ti ringrazio che per pisciare non si paga dazio e che per farsi una caga cantata non c'è bisogno di carta bollata. Governo italiano, ti ringrazio. La 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 la. Questo è un canto contro le tasse, nato subito l'Unità d'Italia, contro il governo piemontese. I piemontesi su Coma li Purci vanno un bonno e sucano a un deponno. Questo canto bisognerebbe effettuarlo a Palazzo Chigi tutti i giorni, tutte le mattine, tutti i mezzogiorni e tutti i pomeriggi e anche la sera, e anche la sera. Questo è un canto antico, ma un canto odierno e un canto purtroppo di domani, che rappresenta il passaggio da Padoa Schioppa a Giulio Tremonti fino al grande Mario Tremonti. Governo italiano, ti ringrazio che per pisciare non si paga dazio e che per farsi una caga cantata non c'è bisogno di carta bollata. E c'è anche l'angoscia fiscale, la psicosi fiscale, quella che colpì mio padre sul punto di morte. Lo padre sta morendo e i figli intorno sono quasi pronti a fare lo talorno. Tutti accanto allo letto, con pensieri di esaudire i suoi estremi desideri. Ma il padre pare proprio un salinuto, occhi e labbra serrati, fermo e muto. Si vede già che sta per trapassare all'altro mondo, non ci sono ripari. Quando improvvisamente gli alza la mano, rugna lo coglio e si motica chiano. E con un filo di voce, infine dici: non vi scordate di pagare l'ICI. Governo italiano è vero buttano, c'è ciò lo sanga lo povero. Le tasse che metti sono cose tremende che fanno tremare le spalle e le denti. C'è tasse per tutto, mangiare, vivere, vegliare, dormire, campare, morire. C'è solo due cose a questo momento che non sono soggetti allo tassamento. L'occhio succhini e la panza è vacanti e con le mani d'annettami i denti. Siamo ridotti come all'Aretino Petro, con una mano davanti, come avete detto voi. Governo italiano, ti ringrazio, che per pisciare non si paga dazio e che per farsi una caga cantata non c'è bisogno di carta bollata. Zazza.